Nuove agitazioni all'esterno dei cancelli di Italpizza, questa mattina sciopero e presidio contro i ritmi della catena produttiva. Giornata di nuove mobilitazioni e agitazioni all'esterno dei cancelli di Italpizza, questa mattina sciopero e presidio contro i ritmi della catena produttiva. Vediamo. Lamentano un'accelerazione delle linee produttive in tutti i reparti. Questo è il motivo che stamattina ha portato i lavoratori e le lavoratrici Italpizza di San Donnino a incrociare le braccia per 2 ore all'inizio del turno di lavoro. Lo sciopero, proclamato dalle rappresentanze sindacali unitarie e dagli RLS, FLAI, CGL, ha visto anche un presidio di 4 ore davanti ai cancelli aziendali in strada a Gerbella. Le sigle hanno posto l'attenzione sui problemi di sicurezza in merito ad alcune novità introdotte nella catena produttiva e chiedono il rispetto dei documenti di valutazione dei rischi sull'utilizzo degli impianti di produzione. Sono ormai diverse settimane che i lavoratori continuano comunque a manifestare dei problemi di affaticamento, di dolori, di pesantezza dovuta a un eccesso delle velocità produttive che stanno incrementando quelle che normalmente venivano utilizzate. Noi abbiamo contestato non solo questo punto di vista, ma anche dal punto di vista dei documenti di valutazione dei rischi, perché l'aumento delle linee, delle velocità delle linee produttive ha comunque sicuramente un risvolto sul piano della salute innanzitutto dei lavoratori. Ci sono stati diverse interlocuzioni, ma siccome ci aspettavamo comunque che Italpizza intervenisse su questo fronte, cercando anche di in qualche modo valutare l'effettivo impatto sulla salute delle persone, questo non è accaduto. Il problema è un problema di sicurezza dei lavoratori. Qua l'azienda sta aumentando notevolmente le velocità delle linee senza rispettare quello che è il documento di valutazione dei rischi, di conseguenza aumenta la velocità per una necessità di produrre di più senza tenere in considerazione quelle che sono le problematiche dei lavoratori, che sono esposti ovviamente a un rischio di salute maggiore.